Salve amiche ed amici, eccomi di nuovo qui. Purtroppo fino adesso non ho potuto fare un video, e da almeno giovedì mattina che avrei voluto fare un video. Adesso siamo a domenica aprile, e quindi da questo giovedì scorso non l'ho fatto perché, vabbè, sono stato occupato. Poi giovedì sera vado a volermi fare una foto con il tablet, un euro case, e che c'è questo tablet, che la camera fotografica mi dice che non c'è una memoria, che c'è la memoria piena o che è inaccessibile. Fino a pochi giorni prima avevo scattato video e fatte foto con la camera di 2 megapixel. E allora gli metto una memoria micro SD interna in questa ranura. Uguale, non la detetta e non la formata. E niente, sto lottando con questo tablet. Non so se qualcuno di voi mi può dire come si potrebbe riparare la volta che c'è la memoria piena e non risulta accessibile, perché niente, non riesce a accedere alla memoria. Poi è diventata lenta questa tablet. Prima era molto veloce, scattante, è diventata lenta. Ogni tanto si spegne sola o si blocca. E poi c'è la memoria di utente interna piena, inaccessibile. Strano, perché risulta che di 4 gigabit risultano liberi 380 megabit, quando in pratica era vuota, non c'era molto materiale dentro. Non so, io ho letto in internet che cellulari e tablet hanno questo difetto, che gli si satura la memoria interna, e non lo so. Poi ho fatto una garanzia estesa che dice che per 4 mesi te lo possono anche cambiare il tablet invece che ripararlo. Io cercherò di andare domani al service, magari riesco a farmelo cambiare, sarebbe molto conveniente, perché mi è costato molto. Però, perché io ho comprato a mia madre questo cellulare col quale mi registro adesso, e lei mi ha regalato il tablet, che se no avrei preso uno migliore, un Galaxy 3 Tab di 7. Però ho letto in internet che anche migliori tablet, non solo della Samsung ma anche della Sony e della Apple, hanno gli stessi problemi, che si satura la memoria, che diventa inaccessibile, che non si possono gestire gli archivi. È veramente una cosa deludente. Uno pensava che questi tablet erano indistruttibili, invece vedi, faccio file manager e rimane in bianco quando dice memoria interna, internal storage, rimane in bianco. Ecco, io direi ai signori della Eurocase: ma che cosa fate? Ma non è possibile che la memoria interna risulti piena e allo stesso tempo inaccessibile quando non c'è una merda dentro. Scusate, ma sono veramente incazzato. Questo è il denaro che l'ha buttato, perché la prenderei e la distruggerei se fossi miliardario, ma non lo sono. Allora domani vado all'assistenza tecnica, che ci sarà da lottare, da andare con l'attitudine di un Bruce Lee, che sarà difficile che te la cambino. Questo è in bianco, gente, dentro è vuota. L'ho usata poco. Poi sempre trasferisco i file che creo con la filmatrice e la camera nel computer, e quindi guardate, memoria dentro piena,
non si sa come. Beh. È lo stesso la camera. Eccomi di nuovo. È lo stesso, dicevo, la camera. In bianco, o meglio in nero. Poi quando viene dice non si è detettato un supporto, cioè una memoria. Quando è installata una qua, che anche se di un gigabit dovrebbe bastare. E poi dice galleria non risponde, vuoi chiudere, metto attendi un secolo perché la galleria non può attingere alla scheda interna. Allora che succede? Di nuovo galleria, attendi, sì, pensare che funziona la macchina fotografica. Funzionava la macchina fotografica. Avevo scaricato delle app. Un'altra caratteristica: si scarica come ciuccia la pila, questo coso, la batteria, si scarica in una maniera pazzesca, ragazzi, veramente. Io vorrei parlare con la gente di Unitex. Va bene fare prodotti economici alla portata di tutti, ma devono avere un minimo di funzionalità, cazzo, se no io non lo compravo, perché guarda, questo tablet è un tablet, c'è i nomi che gli danno, un po' di seguità, è un tablet 710 MVP. È veramente si scolla tutto. Davi sempre possibile. Io costava quasi il doppio in dicembre, 12 dicembre 2013, il Samsung, il tablet, avrei preso il Samsung, però era più caro. E allora così ho risparmiato. Vale con internet che ci sono gli stessi problemi con Samsung e con Sony e con Apple, con HTC, con tutti. Addirittura con Windows, il tablet della Nokia con Windows. Bene, questo è il motivo per il quale non ho fatto altri video. Non vedo che il tutorial di come sbloccare il servizio sanitario, cioè il CESO di Gabinetto, mi è piaciuto molto, perché in qualche giorno, appena, lo hanno visto in 700 persone. Vi ringrazio di seguirmi, intenderò fare corsi che possano continuare a piacere. E un saluto al nostro amico Trevisan. Ciao. Amelia, Nino Caccione, Marco Travaglio, che saluto tanto, che sta seguendo in Gomio Plus. Adesso il tablet non mi permette più di entrare in Gomio Plus. Col cellulare fa tutto. Perché proprio con il tablet avevo l'opportunità di fare quello che non mi andava di fare col tablet da scrittorio. Che col cellulare, Galaxy Unit 50360, l'ho potuto usare Gomio Plus, ma facendo una cosa che non ho mai fatto. Allora lo facevo con il tablet. Se fra di voi mi guardate, che già ho molto pubblico e molti iscritti, c'è qualcuno che vuole fare il tutorial di elettronica, di tablet che si rompono molto spesso, la mia servono del materiale digitale, e che me lo faccia sapere a cambio del materiale stesso, di cui potrò fare il tutorial, tutto
storia, quindi magari non chiedo denaro, chiedo dei prodotti perché facciamo produrre meglio in via Caranza Caciano. Se qualcuno di voi vuole che vi faccia un tutorial tecnologico, che si metta in contatto con me, perché non vi do i prodotti, certo, io non voglio pagare spesso doganali per ritirare la dogana il prodotto, quindi mi dovrà anche pagare spesso, perché qua ci sono delle spese. Comunque grazie per tutto, grazie di seguirmi, cercherò di fare anche i video con delle argomenti migliori, per il momento vi faccio questo se qualcuno di voi poi mi vuole dire se è possibile riparare in casa qualora la situazione stessa non me lo voglia coprire, possiamo anche trovarmi, vi sarei grato, rispondetemi. Ciao. E la camera non funziona. File manager. E file manager non funziona. Come mai questo cellulare Nokia Asha 302 più semplice e primitivo di questo tablet funziona meglio? Boh.